molti non hanno empatia, perché le tossine alimentari vanno direttamente al cervello. Abbiamo una barriera ematoencefalica che viene bucata costantemente con le proteine. Purtroppo la facoltà di medicina è una setta religiosa, dato che la voce che gira, che siamo onnivori, arriva dalla facoltà di medicina. Voi pensate che abbiano le prove di quello che dicono? Non hanno nessunissima prova che la struttura anatomica e fisiologica dell'uomo è onnivora. Nessun animale al mondo è onnivoro. Voro è un termine di zoologia che significa adatto a. Per essere onnivoro, un animale dovrebbe avere 10 apparati digerenti: quello folivoro per le foglie, quello semivoro per i semi, quello fruttivoro per la frutta, quello carnivoro per la carne, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vengono poi a dire medici, laureati, che siccome abbiamo i canini, questa è la prova che siamo carnivori. La maggioranza degli animali erbivori ha i canini. Il canino è solamente il terzo dente a partire dal centro. Vogliamo andare a vedere che forma ha il nostro canino? Ha una forma bunodonte, cioè arrotondata. Non mi sembra il canino che ha il carnivoro, la cui funzione è quella di uccidere. Uccidere! Il canino del carnivoro serve solo e esclusivamente a uccidere, a prendere la giugulare dell'erbivoro. Basterebbe il minimo sindacale di studi di anatomia comparata e fisiologia comparata per capire che la nostra struttura non è carnivora, non è onnivora, non è manco erbivora. George Cuvier nel 1805 ha stabilito attraverso gli studi di anatomia comparata che l'uomo è un animale fruttivoro. Dal 1805 nessun ciarlatano medico ha mai confutato George Cuvier, perché il medico che viene a dirvi che dovete mangiare un po' di tutto da un punto di vista scientifico è un ciarlatano, ok? Che non ha le prove di quello che dici. Se in una materia scientifica non hai le prove di quello che dici, o sei un filosofo o sei un religioso. Ma siccome in filosofia ci vogliono le basi di logica, voi avete mai visto un medico che abbia basi di logica? Siamo nell'ambito della religione. Tra l'altro ci dicono che bisogna bere il latte. Il latte in natura, ma anche fuori dalla natura, è un cibo per lattanti. Lattanti. Chiunque beva il latte da adulto evidentemente pensa di essere un bimbo minchia. Tanto che siamo qua insieme a popolo giovanile che vuole un gergo giovanile. Quindi voi mangiate pensando che i medici abbiano ragione. Voi mangiate solo perché un affettato ha aceto, sale, zucchero, glutammato, acido citrico. Andate a vedere gli ingredienti, saranno pure scritti in piccolo, mettetevi gli occhiali. Più la lista degli ingredienti è lunga e più quel cibo vi sta drogando. Gli affettati sono alcuni dei cibi che hanno la lista più lunga. A nessuna facoltà di medicina del mondo hanno delle prove di quello che dicono. A domanda diretta ai presidi delle facoltà, al dottorato, al capo del dottorato di nutrizione: lo sai quante proteine ha il latte umano e quante proteine ha il latte vaccino, cioè di vacca, cioè di mucca? Non lo sanno, e poi a un certo punto dice ne ha molte di più il latte umano. A nuova domanda: ma ne sei sicuro? Non ne sono sicuri. Dato di fatto scientifico, noi abbiamo molte meno proteine nel nostro latte materno di quello del latte vaccino. Questo perché le proteine servono a crescere velocemente per quegli animali che sono predati e devono scappare. Quando il vitello esce dalla vagina deve essere già pronto a scappare via da un predatore. Noi siamo un animale mammifero che può stare anni e anni senza essere predato, difeso dai genitori. Il nostro latte materno, i medici non lo sanno, domandateglielo.
al 2% di proteine. Se la natura voleva farci crescere velocemente, ci ficcava dentro il 20% di proteine, non ce l'ha ammesso. Qualsiasi medico vi dica che dovete mangiare bene il latte è un ciarlatano! È un ciarlatano dal punto di vista scientifico.